Leggi qui. Eccoci. Bella raga, buonasera bella. A tutti quanti. Salve a tutti, come state? Per il momento, come sempre, deve arrivare il link, quindi zero spettatori. E vabbè, per quelli zero che... Zero già il tempo. E per que... e come dire, per quelli che arriveranno dopo... Ve lo dico già adesso, ecco, almeno uno spettatore, ciao. Portatevi il cambio di mutande. Esatto. Signore e signori, qui abbiamo l'onore di intervistare Edor DJ. Bella, bella a tutti. Aspetta, premi là. Ah. Se vuoi giocare, gioca, Che, che poi effettivamente... Premi a caso proprio. Abbiamo il pubblico qui davanti, però loro non lo vedono. È vero, sì, esatto, esatto. Calma, ragazzi, calma. Calma, però, calma. Ok, insomma, iniziamo. Ma l'hai portato tu, giusto? Anche se sì. Sei. L'ho scoperto proprio io, sono un talent scout. Talent scout di Pisa. Grandissimo, grande. E... No, a parte scherzi, sì. Cosa devo fare? Devo dire il suo vero nome? Ah sì, poi, dai, pure che ti autorizzo. Lui intanto su Instagram ha il suo nome di battesimo, no? Sì. Lui è Alberto Rodella. In arte Dor, esatto. E oggi ci, insomma, ci è un DJ. Intanto. Oggi ci parlerà un po' di lui. Io infatti volevo iniziare, classica domanda, se volevi, non so, introdurti al pubblico. Ah sì, ma proprio in maniera molto molto breve, tanto alla fine non... Non è che c'è da presentare chissà cosa. Allora, vabbè, sì, sono nome d'arte Edor, nome di battesimo Alberto, cognome lo andate a vedere su Instagram perché non esageriamo. Non è rilevante, diciamo. No, infatti, io ho iniziato praticamente a fare il DJ nel 2016, come tutti penso siamo partiti a fare il DJ gavetta, quindi tantissimi eventi privati. Poi conoscenze, mettici un po' di tutto, prendi, vai a suonare nei locali e poi l'imposta a te, no? Cioè, se effettivamente sai fare il tuo, qualcuno poi se ne accorge, ti chiama. A e voglia. Poi devi spingere tanto. Se vuoi continuare o comunque hai degli obiettivi, vuoi alzare un po' il livello, devi fare anche un po' te di te lo ricordi ancora il primo concerto che hai fatto, il primo evento? Il primo evento, intendi, evento nei locali o evento proprio in cui ho messo le mani sulla console e ho detto che è la prima volta che esco da camera mia e ho davanti delle persone? Mi sa che forse è meglio la seconda, sì. La seconda, sì, allora, sì, è quella, dico, bellissimo sì. Perché posso anche dire effettivamente com'è andata. Allora, era un 18esimo di un amico del presidente che sta anche vicino a casa mia, del mio paese. E quindi 18esimo... 2016, quindi vuol dire che i ragazzi erano del 98, quelli facevano il 18esimo, quindi ero anche più piccolo, chiamato praticamente con una console non mia, lasciai 20 euro, vabbè, che comunque buttali via, con 20 euro ci vai a mangiare una pizza, prima serata 20 euro, no vabbè, a parte gli scherzi, comunque figo, cioè prima volta dici wow. Allora è così che è questo che provi quando hai davanti le persone che ballano, no? E che effettivamente reagiscono comunque anche a quello che hai preparato a casa alla fine, no? Ho impanicato, quindi c'è tutto preoccupato. Per prima volta è stata un po'. Un po' quante così. Ore tipo? 18esimi fai praticamente mentre la gente mangia, puoi anche lasciare la musica, ma ero talmente focalizzato che è stato tutto il tempo dietro la console. Oh, 6 ore. Cioè, è stato. Però non è male, come prima volta. 6 ore sono toste. Poi il 18esimo ancora, quando vai nei locali, magari ne fai anche già 4, iniziano a essere molto, molto pesanti. Immagino, però, bella comunque. E ci stava già qualcuno che ti rompeva le palle, che tipo ti diceva: no, dai, metti questo, metti quell'altro. Per forza, poi la prima volta, quindi nessuno ti conosce, non sa cosa fai, cosa non fai. Oh, vabbè, lì che impari a mettere qualunque genere, poi ti specializzi. Ormai posso dire che se vado in un locale, mi chiamano, un 17, un'ora e mezzo, faccio quello. Te lo fai tranquillo, esatto. E basta, bella. Invece... Hai una tua playlist oppure, non so, sperimenti stesso in quel momento? Inizi... Ma sai che questa è una bella domanda, perché comunque dipende. Ti ringrazio. Perché alla fine hai... cioè, ora, se suoni tutte le settimane nel solito locale, prepararsi ogni volta una playlist inizia a diventare una cosa fuori di testa e non sai effettivamente come ti può reagire la gente. Quindi, per esempio, sono stato ora in Croazia a fare questo evento e lì devo suonare 50 minuti davanti a 1000 persone, 2000 persone, quelli che erano,
è normale che ti devi preparare qualcosa. Poi magari non la segui, perché dici ok, sono partito, ho messo 3-4 pezzi, la gente reagisce, continuo. Se non ti reagisce, devi anche essere abile a capire chi è davanti e cambiare totalmente il scenario. Immagino che questa effettivamente sia la cosa più difficile per un artista, diciamo, dietro alla console, perché sì, sai, ci stanno gli artisti che più o meno, che ne so, pure Ema fa musica, va là, canta il pezzo scritto, prodotto, fai musica, tutto Ema? Quanto. Sì, ho una band. Ah, sì, no. Lo vuoi dire del nuovo tanto pezzo? Deve sottolinearlo tutte le volte, devi lasciarmi nell'anonimato. Lo vuoi dire del nuovo pezzo? Non lo vuoi dire? Ah sì, dai, vabbè, facciamo un po' di marchetta, già che ci siamo. Sì, è uscito il nostro ultimo singolo questo venerdì, si chiama Zaza, scrivete Manila, la band si chiama Manila. Manila. Manila, Zaza, e lo potete ascoltare su tutte le piattaforme di streaming musicale, ovvero Spotify, YouTube, Amazon, dove volete, Apple Music. E nulla, poi me lo ascolto quando torno. Comunque, che genere? Ora faccio le domande. No, no, ora si inverte, si inverte l'ospite. No, facciamo indie pop. Ah, vabbè, dai, ci sta. Comunque, sì, sì, non è male. Cioè... Sì, no, ci divertiamo, dai. Ma poi tutte quelle emergenti che sento sono, vabbè, trapper, rapper e poi rock. Indie pop, ah, stai sentendo tanti gruppi rock? No, più che altro tipo brand, cioè sì, brand, artisti emergenti, sento tantissimi, cioè i generi che prediligono sono questi, o rock, rap o rap. Indie pop non l'ho mai sentito, però sì, comunque ne ascolto anche un po' di rock, qualcosa, anche perché quando fai il DJ devi trovare anche nuovi stimoli di ascoltare qualunque cosa, ma qualunque. Sì, infatti ho sentito che hai anche remixato Somebody to Love. Sì, quello lì considera, vabbè, magari averla fatta io, quella lì è bellissimo, è un mashup che ha fatto un DJ molto molto forte, che è olandese, è bellissimo, è remixata con Anzone, super tech house, però sì, cioè per farti capire, devi conoscere un po' tutto, quindi la musica anni 70, sì, anni 80. Ho sentito un po' di vintage. Sì, anche l'ultimo fatto di un mashup che è Free per Sate Right e Free degli anni 90. Proprio le prime movenze house sono con quei pezzi lì, praticamente. Bene, bene. Bella, invece, un attimo solo, ok, io avevo una domanda. Dimmela. Tu mi hai detto praticamente quando tu ti puoi mettere tutti quei, diciamo, ti prepari quei pezzi, inizi a suonare, giusto? A una certa però è possibile che, diciamo, il pubblico che c'hai non reagisce bene, ok? Quale potrebbe essere un consiglio che potresti dare ad una persona che vorrebbe iniziare in questo mondo per riuscire non tanto a capire il pubblico, ma più che altro per non fare brutta figura le prime volte? Allora, le prime volte per non fare brutta figura, secondo me, se ti sei preparato qualcosa a casa, innanzitutto di averlo provato tante volte. Cioè, perché poi comunque anche uno quando è in camera... Tipo, tipo come il video di Natale, là. Mamma, non ti rompiamo, giuro che non ti rompiamo la casa. Esatto. Spaccata. Quello invece è stata una cosa molto improvvisata, dico la verità. Fatto lì, proprio lì al momento. La mixavi proprio ogni al traccia momento. Al momento. Sì, quello al momento. Bravissimo. Ragazzi, seguitelo, andate a vedere su Instagram questo video che tipo dura 20 minuti, una cosa simile, raga, ma è una cosa assurda, cioè nel senso la musica che fa lui mi piace veramente molto come mixa e come gestisce il tutto, veramente bravo. Beh, metti un po' nei banner il suo profilo Instagram. Vai, basta che me lo chiedi, zii. Eccolo lì, vai. Allora, comunque, poi vabbè, cioè, tornando alla domanda di prima, consigli. Il consiglio che posso dare, appunto, prendi, se ti prepari qualcosa, deve essere fatta bene. E il discorso è anche, prima serata che fai magari in un locale, tipo io la prima serata in un locale mi sono preparato un set e ho seguito quello, e fortunatamente è andata bene, vabbè, il locale era stracolmo e, cioè, far brutta figura comunque davanti a 2000 persone magari che c'hai... Tanto vabbè, un po' di strizza ce l'avevo, però comunque nel senso il discorso è anche che è difficile che ti reagiscano male, perché anche la situazione fa tanto. Però prima volta può capitarti un locale, mettiamo 200 persone, prima volta che ti fai sentire, e il tuo obiettivo innanzitutto è far ballare la gente.
quindi anche se ti devi un pochino adattare, diciamo, al pubblico, fallo, cioè devi farlo per forza, meglio che siccome tanto poi devi rendere conto sia alla folla ma anche a un proprietario di un locale, il proprietario del locale vuole che effettivamente la gente si diverta, quindi se vede 200 persone che saltano rispetto a 200 persone che magari escono fuori, fumano, non gliene frega niente, magari stanno lì in pista, guardano il telefono, beh, è piuttosto, che ne so, mi gioco un Ittona, mi è venuto in mente adesso, a Secalor, anche se mi fa schifo, la devo mettere, perché io so che quella lì la gente mi reagirà benissimo, un Kent Oldas, non mi piace, lo metto, quindi ti devi anche magari un po' adattare. Poi, una volta che ti sei fatto conoscere e dicono, ok, questo sa sa il fatto suo, è bravo, quel punto lì, allora prendi e ti inizi a specializzare, cosa che ho fatto io negli ultimi 2 anni, cioè ho sempre fatto comunque più commerciale, ogni tanto ci mettevo quel qualcosa di mio, poi però la gente reagisce bene e adesso sono arrivato a un punto in cui dico, bene, io vengo, faccio quello che faccio e so che la gente mi risponde. Poi ci sono le situazioni, esempio Lumière dove ho Led Velvet, Tech House ne faccio meno. È vero che tra l'altro è così che abbiamo trovato questo ospite. Emma, lo vuoi dire tu? Il fatto del... Sì, no, volevo chiedere a lui appunto la collaborazione con Led Velvet. Com'è nata? Cioè, io manco la conoscevo, ad essere sincero. Praticamente io sono stato in contatto con Dibex, io ti dico il nome da Instagram, non so se lo conoscete, anche prima dicevo a lui era molto dentro la radio. E, sì, il Dibe, sì. Bravo, il Dibe. Boia, sì. Io praticamente conosco molto bene lui, perché comunque è delle mie zone. E quindi gli dissi, ma scusa, la radio dell'Università di Pisa, io penso una radio, immagino, sì, puoi fare podcast e tutto, però alla fine il fulcro è la musica. Ho detto, cavolo, sì. Perché una radio come l'Università di Pisa, c'è un locale solo, ho detto facciamo qualcosa, anche se magari non abbiamo fatto ancora serate insieme, però ho detto intanto iniziamo a far vedere che c'è rispetto reciproco tra le due realtà e magari poi viene fuori qualcosa. Infatti è nato grazie al Dibe, poi mi ha messo in contatto con, adesso mi sfugge il nome, forse un altro Emanuele, che penso sia lui, forse, non lo so, non so se no, perché mi è venuto anche a trovare una serata e mi ha messo lui praticamente in contatto con Ema, lui, quindi non so. Perfetto. No, ora non mi viene in mente purtroppo, però... Bella, insomma, possiamo dire che la tua vita passa da un Emanuele all'altro. Emanuele, esatto. Ti porta bene, dai. Speriamo. Porta bene. Sì. Ho provato un attimo a guardare, ma non lo trovo minimamente. Quindi vuol dire che non si chiama Emanuele, spero non che non sto guardando, perché sennò magari dice, cazzo, se mi è venuto anche alla strada. Sono io. Perdona, Emanuele. Minchia, sono entrato, ci ho parlato una mezz'oretta pure, quindi il fatto che mi spiace, però mi ricorderò di te, guarderò, controllo. Perfetto, quando... controlliamo. Poi mi ci metto. Ok, che ti volevo chiedere più? Allora, hai detto che... ti devi saper adattare alla situazione, ogni tanto utilizzi il commerciale perché è giusto che la gente, diciamo un certo calibro di gente vuole per forza ascoltare quello, se no non si smuove dalla sedia, sta col telefono, ok, sì, verissimo, condivido in pieno anche quello che hai detto sul fatto che quando un artista secondo me inizia a fare musica, la prima cosa è che devi seguire un po' gli standard, però avere sempre la sua caratteristica, poi una volta che diciamo può definirsi al centro dell'attenzione, sentirsi padrone, per cazzo che gli pare, sì. Proprio così. Questo poi nel senso esperienza personale, magari altri invece ti potrebbero dire, ok, che ne so, ti piace la techno, fai solo techno, prima o poi qualcuno se ne accorge, ti dico sì, io lo condivido fino a un certo punto, magari se devi però ovviamente farti conoscere sui social, pubblicare musica su Spotify, SoundCloud, quello che è, fai quello che ti piace. Esatto. Dopo quanto tempo più o meno ti hanno conosciuto in questo ambiente? Ma allora, in cui adesso posso dire effettivamente che io non devo nemmeno magari andare a cercare situazioni, e quindi situazioni vengono da me, 2 anni e mezzo, diciamo. Ah, bello, già così, diciamo. È una grande conquista. Sì, vabbè, poi allora anche il fatto che in zona le situazioni non le cerco, se voglio uscire fuori. Io sono manager di me stesso, DJ, sì. Social manager, devo fare tutto, e anche un pochino nel senso
il bello è che impari tante cose, il brutto è che magari non riesci neanche a concentrarti effettivamente poi su quello che realmente vuoi fare, che è solo musica, capito? Devi sì. stare tantissimo, ormai lavori con i social, TikTok, Reels. Specialmente TikTok ti risucchia l'anima. Sì. Madonna mia, assolutamente sì. Perché ha bisogno di contenuto tutti i giorni. Esatto, esatto. Costante. Esatto, non è facile, eh. Poi se uno ha anche altre cose, io non faccio solo questo. Ne parlavo prima con lui, non faccio solo questo. Ci vuoi dire che cosa fai oppure lo vuoi tenere nascosto? Ma come no, hai detto dai. Per la bio di Instagram. No, vabbè, per la bio di Instagram, no, qui si può dire. Io studio farmacia, qui all'università sono al quarto anno, sono cinque. Cioè, è anche abbastanza tostina, nel senso, sono in pari. Dai, riesco dai. A tenerla, però... Complimenti. Vuoi provare un suono? Non so. Ma fagli fare l'autoapplauso, scusa. Fa farmacia il DJ. Cioè, è tanta roba. Aspetta, faccio farmacia. È vero, dobbiamo metterla in contatto con una ragazza che intervistammo. È vero, anche lei farmacia. Esatto, che fa farmacia. Sì. Devo mettervi in contatto, fece un bellissimo pezzo che si chiama Medicina, molto bello. E nada, ovviamente però lei fa musica, cioè nel senso... Come si chiama? Non so se... ARJ, il suo nome d'arte. È stata, mi pare, forse la seconda intervista che abbiamo fatto, ma può essere? Sì. Forse la prima... No, guarda, sai, non mi ricordo. No, la prima ad un mio amico. No, la prima era il ragazzo che faceva i beat. Esatto, esatto, a Dago, sì. Esatto. Immagino, no? Sì, sì, è lei, esatto. Ha fatto un bellissimo pezzo, si chiama Medicina, e nulla, venne in studio, si portò anche quello che penso sia il suo manager... E praticamente ha spaccato pure lei. È molto brava, veramente molto brava. Mi piace. Forte. Sì. Cavolo, non sapevo. Infatti, medicina fuori ora. Cioè, sempre. Esatto. Comunque, ti volevo chiedere una cosa. Che ho intenzione di fare. Anch'io poi volevo fare una domanda. Comunque. Vai prima di te, faccio prima. Faccio prima di te. Vai prima di te. Oppure... Io è relativo a quello che stavamo dicendo, appunto, della gente presa o meno bene. Io infatti volevo chiedere, hai appunto la, tra virgolette, la playlist di riserva nel caso appunto la allora, gente non si trovi? È vero, perché forse non ho detto poi alla fine il tutto. E, allora, evento, come ti dicevo, sono stato in Croazia, playlist, me la preparo. Però nella chiavetta io ho 3.000 canzoni, quindi nel senso, è anche un discorso che poi dopo un po' che lavori in questo ambiente devi anche devi anche saper riconoscere chi hai davanti. Quindi è normale, vedo persone non mi reagiscono a un pezzo, un remix take house, devo mettere una cosa più commerciale, playlist, commerciale italiana, commerciale straniera, EDM, dance, quello che è anni 90, e quindi poi alla fine ogni DJ avrà una cartella che, cavolo, quando te le fai sai dove metti le cose, no? Quindi effettivamente prendi e ti cerchi la canzone che secondo te è più adatta a quel momento. Quindi Figo. Playlist di riserva alla fine non c'è. Io ce n'ho tantissime create, magari so che io suono ho suonato anche al Jens, non so se te forse ma lo conosci, lui non penso, perché non è di zona. Te però hai l'accento toscano, mi sembra. No, un po' più... Ni. Sì, nord Toscana, sì. Nord Toscana, tipo Massa, queste parti qui. Carrara, sì. Carrara, infatti. Ti conosco perché ho un po' di colleghe a farmacia che sono di quelle zone, sì. Sì. Vabbè, comunque il Genso, un locale fa 2500 persone in provincia di Pisa, grosso, bellissimo, vi consiglio di venire, sono tre sale, bello. Ci suonerai? Sì, ho fatto Bella. Sei anni praticamente, cioè questo è il sesto anno che sono lì, perché io dopo un anno che ho fatto 18esimi, il primo locale estivo che ho fatto è stato quello, prima si chiamava Genso, ora si chiama Negrita. È bello, è la discoteca, e lì io comunque conosco il pubblico, perché sono delle mie parti, quindi so cosa piace, magari faccio a inizio stagione una playlist in cui ci metto dentro quei pezzi che so che non posso, cioè che vanno sempre. Che non falliscono. Bravissimo, sì. Che non fanno, insomma, in cui la gente so che mi risponde. Poi, non so, quando suoni se ci vuoi invitare ce lo sì, dici. Sì, sì, ci andiamo. Già, certo d'accordo, già sì. Come ospiti, Led Velvet, Lumière, quando volete venire... Lo sapete, tanto l'avevo detto al personaggio di Radio Eco, di cui non ricordo il nome al momento, però poverino, lui lo sa, dai. Anche voi ovviamente siete ospiti. Grazie, però, grazie mille. Scherzi. Anzi, applauso. Ci vuole. C'è anche tipo una trombetta, no? È tipo... Ah, uno matata tre, però... Sì, poi hanno messo un po' di tutto lì dentro, anche a nostra insaputa. Questo è per le freddure top. Sì, classico, classico, non male.
Ok, invece che ti volevo chiedere prima, allora tu mi hai detto, cioè tutte queste persone, ti devi sapere adattare, utilizzi diciamo ogni tanto anche il commerciale per farli ballare, per farli smuovere, ok, però tu mi hai detto che mixi un po' di tutto, qual è il genere in cui ti definisci? Allora, io house, ok, ti dico house perché se ti devo dire tech house, anche lì mi vado a indirizzare secondo me troppo in un genere, però mi piace anche fare il Latin house, commercial house, perché comunque se la commerciale devo mettere, ci devo mettere qualcosa del mio e quindi vedo se riesco appunto a prendere quello che piace alla gente e quello che piace a me, quindi equilibrio. E, però sì, house in generale, sono molto anche appassionato di house anni 90, quindi comunque volo sulla house. Assurdo, sì, infatti l'house è una... è uno dei miei generi preferiti, veramente. Cioè, allora, se mi vuoi sentire fare house, ti consiglio invece di venire al Boccaccio. Non so se conosci. Sì, sì, il Boccaccio lo conosco. Io faccio il sabato lì praticamente in una sala nuova che hanno aperto quest'anno. Cioè, la sala già esisteva, ma quest'anno è partito il progetto. Si chiama Tabù. Tabù Room, questa sala. E ma scusami se ti interrompo, ma è quella privata per caso? Quella di cui c'è scritto For Selected Guest, praticamente. Allora, io ci sono stato una sola volta, sono stato la serata in cui c'è stato Mad Men come ospite. Bravo. E te sei entrato dal vibe, sei entrato. Esatto, sì, perché sennò non potevo andare a, cioè, a vedere Mad Men. E io invece ero dall'altra parte. Qual è quindi quella privata? Sì, cioè che poi privata, ma... a voi tanto lo posso dire, vabbè, è privata tra virgolette, cioè c'è scritto For Selected Guest, poi alla fine cioè, c'è un ricambio continuo, quando raggiunge la capienza massima bloccano, poi quando esce qualcuno rientrano, capito? Ah sì, ok, sì. Certo, non lo sapevo. È molto sullo stile Toy Room, non so, okay, se avete presente, quindi tutto un po' LED, idea, musica comunque tutta house, e lì faccio quello che voglio. Vado, assurdo, assurdo. È lì una bomba. Ma senti come te lo dico, dobbiamo organizzare, dobbiamo andare al Boccaccio. A te piace l'house, giusto? Ma io, diciamo, ora in questi ultimi anni mi sono aperto a molti generi. E se mi capita, sì, anche perché io ogni tanto per caricarmi ascoltavo Fisher, che in genere è definito techno, ma sembra più house che techno. No, lui è tech house. Un po' di tech house me l'ascolto ogni tanto. Lui è il pioniere, penso, del genere. Cioè, con Losing It, penso, sia partito tutto il filone di tutti quei remix che senti costantemente su Instagram, TikTok. Boia. Lui è partito tutto da Losing It, E continua a essere un caposaldo di 2017 più importanti, perché dai, sì, cioè, se non ti piace quella, io non... quella ti carica. Ti carica da morire. Poi in effetti alcuni che sono andati a sentire, che sono andati a sentirlo, però mi hanno detto che in certe volte fa dei DJ set un po' strani, non sempre è piaciuto. Però... molto showman lui anche. Secondo me se fa la sua roba, cioè, è devastante. Sì, è fortissimo. Fortissimo, ecco, ma anche il remix che ha fatto di World Hold On con Bob Sinclair. Ah, quella lì non l'ho ancora sentita. È una vita che c'è, ma secondo me l'hai sentita. Si chiama, Bob Sinclair, non... World Hold On, Fisher Rework. Ma sai che forse mi è capitato di ascoltarlo? Cioè, senso... Sì, Losing It è famosissima, Anto. Da qualche parte l'hai beccata. Vabbè, sì, quella di Salmo pure, che hanno fatto il remix. Esatto, bravo. Sì. Anche quello ha spinto ancora di più in Italia, okay. Grazie a Salmo. Tra facciamo un gioco. Preferito. Rapper preferito. È il tuo rapper preferito, Salmo. Assoluto. Bella. Anche il mio. Tutti i concerti. Quando è qui lo vado a vedere sempre. Fortissimo. Bella, bella. Ci sta grande, bella Salmo. Bella per Salmo che ci sta guardando. Magari. sì. Magari, davvero. E guardando, sei il rapper preferito. Di tutti. No, un giorno lo ospiteremo e ti chiameremo. E gli faremo vedere questa clip. Io ve lo auguro. A voglia, grazie mille. Facciamo un gioco, ti va? Vai. Mi è appena venuta in mente questa cosa. Allora, io ed Emma ti diciamo degli artisti e tu ci dici se ti piacciono, che categoria li etichetti e non so se casomai ti interesserebbe provare a mesciare qualcosa. Vai. Allora, inizio proprio bello, Daft Punk. Assolutamente, bellissimi. Ci saremmo stati in merda.
mi sono rimasto di merda quando si sono lasciati, ti giuro, mamma mia, ha distrutto proprio. Ma penso abbiano lasciato il mondo, quindi non è che dici, hanno fatto 3 pezzi, però erano forti, potevano fare di più. Hanno dato, penso, qualunque cosa, hanno dato tantissimo. Ah, troppo forti. Mamma mia, sì. Devastanti. Infatti mi sono affezionato all'house proprio perché ho iniziato ad ascoltare tanto i Daft Punk, cioè già prima li ascoltavo, tipo One More Time, Instant Crush, eccetera. Vabbè. Però poi c'è stato un periodo in cui mi sono proprio messo, tipo la notte mi ascoltavo tutti gli album, cioè, proprio dal primo, sì, quelli più strani. Fortissimi, fortissimi. One More Time la metto sempre. Ah, quindi lo fai, ok. One More Time praticamente c'è anche lì, tipo James Hype, non so se avete presente, quello che ha fatto Ferrari. Ok, sì. Con Lazza, ok, mettiamo certo, certo. Il che poi, vabbè, Lazza ci ha fatto il remix. Anche lui, super DJ del genere Tech House, è diventato famoso per un mixaggio che ha fatto con One More Time dei Daft Punk e Losing It, proprio per ricollegarsi comunque a prima. È bellissimo, cioè, non so se avete mai sentito, in quella, praticamente lui va a loopare quello che è il oh yeah, yeah, sì, 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 yeah, sì, yeah, e poi parte Losing It sotto, che è spaziale. Che figata. Daft Punk. Devo recuperarla. Bella roba, cioè... perché ti volevo chiedere prima che mi scordo, sì, riusciresti mai a remixare Revolution di Daft Punk? Sai che non l'ho presente. Quella che fa tipo inizia col casino che sta fuori da una discoteca e una certa fa, si può sentire ora in live o è un problema? Mettila dal telefono, sì, non so se ci ammazzano, però lo sai che ti dico, io il tentativo su YouTube l'ho fatto. Ma dimmi se si sente di là, a proposito. Ma ti giuro, questa è una delle mie preferite, cioè Revolution. Come minimo l'ho già sentita, No, guarda, assolutamente. Ora non... Io nemmeno io ce l'ho presente, però ci sta che se me la fai sentire. Hai sentito il casino prima, Ema? Cioè? La pubblicità. No. La pubblicità. Senti? Tu la senti? Io sì, io sento. Ok, comunque questa. Bella, vai avanti. Ma tu la senti? No, perché se l'hai messa dal computer, no. Ah, vabbè, ok. Quindi questo siamo è sempre la diretta. Mettiamo dal telefono, dai. Vai. Stiamo fottendo Twitch. Vabbè, dai. Io. Pensa che la nostra prima... sentirla voi. Vabbè, ma la metto dal telefono, così ascoltate tutti quanti. Comunque, pensa che la nostra prima puntata si chiamava Come fare un programma di musica senza musica. Sì, perché non potevamo mettere canzoni per i copyright. Ma penso esatto. O era Come siamo finiti fin qui. Ah no, Come siamo finiti fin qui era il banner che... sì, vabbè, era... sì, proprio la prima volta, poi... Sì. Ok. Ma metto la canzone, senti. Vai. Appiccicala al microfono. La house si sente già tutti piatti. Ok, forse l'ho sentita. Questa è una parte che proprio no. Comunque ecco. Già comunque già la parte si sente il marchio. Sì, loro, ma poi loro sono i maestri del campionamento. Mamma campionano mia. Qualunque cosa. Sono anche One More Time è tutta presa da una canzone anni 60, tutta campionata. Sai che sta cosa la sapevo, perché c'ho un amico abbastanza stretto, cioè un mio amico molto stretto, che praticamente lui, diciamo, ne capisce un botto di musica, sample e tutto quanto, mix, master, sì, le sa fa sta roba, ne capisco un sacco. E infatti molte volte pure quando ascoltiamo una canzone mi fa, oh, ma tu lo sai che questo è il sample di, mo te faccio ascoltare un'altra, Grande, grande, Tore, grande. Ti saluto, Tore. E, insomma... Ti piace? Sì, ora poi ovviamente vabbè per farti venire l'idea in testa devi ascoltarla. Bene, ti metti lì con le cuffie e ti vengono in mente le cose. Penserei mai di fare qualcosa? Cioè nel senso... Con questa? Sì. Dipende, cioè me la devo ascoltare e devo vedere se effettivamente c'ha magari qualcosa che o è remixabile o effettivamente si può fare un mashup. Mamma mia, per me è assurda, ti giuro. Punk, però
bellissimo. Bella, veramente, bravi, veramente, veramente bravi. Ok. Io gli volevo sparare due artisti invece. Vai. Al gioco, sempre il solito gioco. Se non l'hai già fatto, se mixeresti qualcosa di Paul Kalkbrenner oppure degli Chic. Allora, proprio così, proprio di palo in frasca. Allora, ripetimi il secondo, poi ti rispondo. Gli Chic di... tipo, era un gruppo degli anni 70 funky. Hanno fatto li mettevano spesso in discoteca. Sembra. La Freak hanno fatto Chic. Cioè, sì, le Freaks Chic, poi hanno fatto... We are family. Ok, loro già considera che... Sì, prima ti rispondo loro, poi ti dico di Paul, che lì magari faccio un discorso diverso. Vai. Loro assolutamente. Di loro si mangia comunque uso dei remix che funzionano sempre, perché è roba che va anche ora. Cioè, le Freak Sex Chic l'ho usata anche nel 17 in Croazia. Bomba. Bella. E anche We Are Family ci sta da morire. Sì, di loro mi piacciono e qualcosa si può fare. Che categoria li metti? Dance anni 70-80. Onesto. E invece Daft Punk? Daft Punk, House anni 90, ti dico. Anche se comunque loro sono... Cioè, hanno fatto anche pop. E, ecco, no, loro musica elettronica, in generale, perché alla fine non è house, loro fanno elettronica proprio. Sono stati i primi a buttare suoni elettronici sui pezzi. Madonna mia, bello. Mm-hmm. Invece Paul Kalkbrenner, allora... se c'è qualche fan di Paul Kalkbrenner si potrebbe offendere, non è uno dei miei preferiti. Lui fa techno praticamente, Sky and Sand non può non piacerti, Sure lì mi piace da morire, sì, pure Aaron, sì, Aaron, capito? Allora sì, lo so che praticamente appunto è techno, te l'ho messo apposta perché forse no, è un pochino di uno di quelli più melodici. Sì, bravo, techno, quindi puoi magari camuffarlo. Ma ragazzi, cioè, da qualche senso, parte parliamo di un nel senso, è un dio lui, per quel genere. Se qualcuno ti dice, oh, che ascolti di techno, o se no, quando si veniva anche della techno all'epoca, oh, mi metti Paul Kalkbrenner, forse sarà per quello che mi ha iniziato a stare un po' su... Ah, vabbè, sì, ma dai, non dire così che è fortissimo, no, è bravissimo. Però, però ma ci sta, lo capisco benissimo. Di lui non prenderei niente, cioè non prenderei cose per remixarle o fare mashup, ti dico la verità. Okay. Sei come me, vabbè, con gli Oasis che ti hanno rotto. Allora, ovviamente non c'entra nulla, comunque lo dico lo stesso, raga, a me una track che piace un casino di Paul è Mother Trucker. Non l'ho presente. Te la conosci, Emma? No, purtroppo, raga, mi prendi anche questo giro in contropiede. Vai tranquillo, questa qua è la puntata house, ci sta, perché diciamo le mie categorie preferite, la mia categoria preferita di musica sono hip hop e house. Infatti dico sempre di non avere la doppia H ma la triplac. Quindi ci sta, ti preoccupa. Ok, prossimo artista che mi viene in mente, Moby. Non Moby, conosco. Che bomba, le tira fuori. Vero fai? Se mi fa sentire forse un pezzo? Sicuro l'hai ascoltato, perché anche ASAP Rocky ci ha fatto tipo una specie di mix. Quello famosissimo. Esatto, allora ti metto Moby, Porcelain, sicuro la conosci. Sentiamo. Vai. Dai. Una bomba. Niente, va proprio avanti. Ok, la canzone l'ho presente. Però non conoscendo l'artista non saprei che dirti. Aia. È qua, ci rimango un pochettino maluccio. Mi dispiace. Questa artista qua. Ah, ti giuro. Guarda quanti ascoltatori. Lui è forte. 6 milioni di ascoltatori mensili. Esatto, è fortissimo, ti giuro. Cioè, pure uno dei... Sì, no, ma poi più che altro... Sì, ora sono... Beh, la conosco, sì. Conosco no, meglio questa. Ci hanno fatto un sacco di remix. Benissimo. Ora sono 6 milioni perché lui andava negli anni 90, era forte negli anni 90, lui, no? Primi 2000. C'è stata una puntata di How I Met Your Mother dove una certa fanno
guardate, c'è Moby, quindi se lo prendono, lo portano in limousine con loro che stanno andando a una festa, cosa. Ma in realtà quello era, mi pare, un criminale, cosa, bellissimo. Che poi secondo me era lo stesso lui, però effettivamente per fare, diciamo, un po' più figo lo show l'hanno fatto comparire tipo come un criminale. E quindi a una certa se lo trovano tutti quanti insieme a sta festa, si trovano anche Moby e devono sbarazzarsi. Madonna, mi fanno morire queste cose. Niente, Moby, sono un po'... No, vai. Ma tocca a te, vai, prossimo artista. Ma più che artista, che vedo che il tempo non rimane tantissimo, e volevo sapere troppo di quel festival lì, dello Spring Break in Croazia. Cazzo. E poi sono reduce praticamente da brevissimo, cioè... Ma infatti, vedevo, durava... c'era fino a ieri, ho visto quel festival lì. E ma siccome appunto era la prima volta e poi sicuramente che andavi all'estero, no? Con la tua musica, e era una cosa sicuramente enorme, insomma, raccontaci, dai. Allora, tanto guarda, facciamo anche già un po' di... Beh, io sono andato col progetto, quindi con Led Velvet, che praticamente, almeno dico anche una breve introduzione sul progetto, praticamente l'ho fatto partire quest'anno qui a Lumière, che mi ha dato l'opportunità comunque di creare un qualcosa, e praticamente chiamo un po' artisti da tutta Italia che conosco, e sarebbe improntato su un genere che può essere la house, però alla fine mi piace chiamare artisti un po' di ogni tipo, quindi comunque una cosa del genere. Mi hanno chiamato col progetto, il mio staff non è venuto e sono andato da solo con la mia ragazza, che comunque fa parte dello staff. La vogliamo salutare? Certo, Eleonora, un bacione. Un bacino. Saluto. Lo trattiamo bene, tranquilla. e praticamente, allora, questo evento, lo Spring Break, evento che ogni anno raduna Umago in Croazia circa 3.000 persone. Wow! Quest'anno erano 2.940 negli appartamenti, pagante e tutto, più persone che hanno preso appartamento fuori sono venute, che sono altre 400, più staff, siamo stati quasi sulle 4.000, 3.600, 3.800 persone. Quindi già lì comunque... Mamma mia, che figata. Io vi posso dire che se non lo vivi non avete idea di cosa possa succedere lì dentro. Cioè, allora, ti parlo da persona che magari è lì, che balla lì, che balla in questi stage che sono enormi, bellissimi. E poi vabbè, io ti parlo dal punto di vista artistico, c'eravamo 50 DJ, ma quando ti ricapita in 4 giorni di conoscere 50 DJ, artisti da tutta Italia, quindi bellissimo. Artisti anche forti, non so se conoscete DJ Torn, Nicola Fasano, che lui fa techno, e, ma cioè, uno meglio dell'altro. Ma poi bellissimo, ho avuto la fortuna di suonare nel main stage. No, che figata! Vabbè. Il primo giorno, il pomeriggio, cioè fai conto, 72 ore di musica non stop, perché poi lì, in questo villaggio. Cioè, mi stai dicendo, per 3 giorni... C'è sempre la musica, non sentirai anche mai di notte. Silenzio. Non, cioè, ma c'è più che altro notte. C'è sempre il DJ? Non c'è la musica in playback? No. C'è sempre il DJ? Che ti dico, allora? Ci sono gli stage in cui c'è il DJ, ok? Wow! Poi, perché ti dico 72 ore di musica non stop? Perché questo qui è un villaggio in cui stanno tutti praticamente in questi appartamenti, ma ci vanno anche staff, organizzatori di eventi, si portano gli impianti dentro casa. E quindi fanno gli after, i festini nelle case. Perciò magari c'è la musica da mezzogiorno fino alle 4 del mattino che è organizzata. Poi tutto il resto che viene dopo è tutte cose che fanno nelle case. Cioè, ma è una cosa assurda. Te vai a letto, senti la musica. Dormi, se ce la fai, dormi. Vabbè, sì. Senti sempre musica. Mamma mia, assurdo come cosa. Io non pensavo una cosa del genere. Quando ci siamo ritrovati lì con lei abbiamo detto, ma questo è il paese dei balocchi, cioè... Tutto il concesso, bellissimo. Appunto, come ti sei sentito? Allora, Umago in Croazia l'hanno fatto, quindi ci vuole da qui più o meno 7 ore di pullman. Come mi sono sentito? Cioè, no, dico, prova a salire appena salito sul main stage. Allora, e dovevi ancora iniziare quei 10 secondi lì. Allora ti dico, ho avuto anche... Diciamo, io ho iniziato alle 3:10 di pomeriggio, sono andato fino alle 4 il primo giorno nel main stage, ok? Quindi 50 minuti.
e dovevano ancora arrivare tanti pullman, quindi non era super pieno. Diciamo che la situazione l'ho creata, ok? Perché la gente effettivamente davanti a ballare non c'era tantissima gente, tipo 20 persone, ok? Nel giro di mezz'ora me ne sono trovate davanti 1000, perché sono arrivate lì davanti, poi nel senso ce le devi portare, perché esatto, 30 esatto, persone, esatto, magari esatto, uno dice non è che vengo. E insomma, da 30.000 c'è un po' di mamma mia, magari lo facessimo noi con la live, vero? Gli facciamo fare DJ set almeno. Infatti, prossima volta DJ set. La voglia e l'adrenalina ti sale a palla. Poi ho fatto il bot party il giorno dopo, vabbè, lì sono 200 persone, però è una situazione un po' surreale perché sei su una barca che va, no, la musica, no, e quindi in due ore la gente fa il panico in queste due ore. E poi l'ultimo giorno in main stage la sera, verso orario che era insieme alle 9.45, quindi gente ce n'era, però c'erano già altri due stage aperti, quindi ti dico, 500 persone davanti, però bello. Ti dico, adrenalina ce l'hai a palla. Okay? Vabbè, ti giuro, ti avrei voluto venire ad ascoltare. Bello. Ti giuro, secondo me sarebbe stata una figata, cacchio. Mi sono divertito veramente tanto, e... però comunque poi alla fine ti dico, ormai... Non è vista male questa cosa, perché l'adrenalina ce l'avevo, la voglia di stare sul palco, io ci vivo, nel senso, lo mangio, non so, lì proprio mi piace, cioè non vorrei mai scendere. Però comunque ero tranquillo, cioè sapevo che sarebbe andata bene, perché ormai ho detto, non è che devo stare, cioè vabbè, devi dimostrare comunque, perché non conosci nessuno, devo dimostrare anche agli altri DJ, quindi c'è quella voglia. Sì. Però ero super tranquillo, cioè non... Ti stai abituando, diciamo, bravo, sì, bravo, hai trovato la tua strada. Sì, no, sono tranquillo, tranquillissimo. Anche quando sono andato a Milano, anche lì adrenalina ce n'era tantissima, però cioè, l'ho retta bene. Cioè, una volta che poi faccio quello che so fare, bene o male, cioè, non lo so, è come se voi siete bravissimi a fare una cosa, ok, magari siete davanti a qualcuno, dovete dimostrare a qualcuno, però poi alla fine quando la fai, cioè, sei te. Sì, esatto. Cioè, non è che devi fingere di fare qualcosa, sono cose che sai fare, quindi top. Ma bellissimo, no, bellissimo. Ragazzi, il prossimo anno veramente ve lo consiglio. È una cosa assurda. Assurda. Grazie. No, comunque vengono fuori di quelle ora, ecco questa cosa che hai detto, che alla fine sei te stesso. No, in questo programma vengono fuori delle cose proprio... Cioè, che vanno anche oltre la musica, che sì, rimangono impresse, sì. Sì, sì. No, e beh, secondo me poi anche il fatto... Cioè, mi aiuta anche a arrivare meglio alla gente. Cioè, se te effettivamente sì, non stai fingendo, poi è normale, quando sali su un palco sei un po' un personaggio. Cioè, te entri in un personaggio. Però non è un personaggio che si mette la maschera e fa finta e poi quando è fuori è totalmente un'altra persona. Però magari, ne so, ora sono qui, parlo con voi, sono molto estroverso, ok? Non sono timido, non ho problemi a parlare in pubblico e robe simili. Però poi quando sei sul palco, effettivamente... un po' un'altra persona puoi sembrare, capito? Sì. Magari per uno che a primo impatto ti vede, poi ti conosce, quindi essere se stessi poi ti aiuta, vero? Un pochino entri in un personaggio, però poi sei te, cioè nel senso si vede, ti aiuta tantissimo il fatto che uno quando ti vede, cioè proprio si accorge che quello che fai gli sta piacendo, cioè che nel senso io quando sono sul palco si vede che mi diverto, quindi questo fa divertire ancora di più. Se mi divertissi solo io, poi sarebbe un po'... Si devono divertire tutti, però il fatto che tu ti diverta mentre fai una cosa fa divertire anche di più gli altri. A voglia, sì, è normale, cioè bellissimo. Poi ci sono volte che viene meglio, volte in cui viene peggio. Applauso. Cioè... Vabbè, sì, dai, mettiteli da solo. Metti un applausino, dai. Ok, stacca. Eccolo lì. Bravissimo. Senti, Alberto, ti volevo chiedere una cosa. Mo c'ho proprio questo sfizio, no? Il primo pezzo che hai messo allo Spring Festival, te lo ricordi? Sì, 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 sì. Vai, spara. Te lo posso far sentire? A voglia, certo. Non ti rendi un'idea di come è partito tutto. Capito, cioè mi interessava proprio capire il cambio, allora. Perché secondo me pure il cambio che è partito da 20 persone, a un certo punto te ne sei trovato i 1000, significa che c'è stato un bel cambio. Allora, Some People Say di Semedo. Vai. Ogni tanto salta perché sennò... No, nel senso sì, no, salto la traccia. Vai tranquillo. Shine you.
Ok. Si sente l'attacco. Ok, sì, ce l'ho presente. Faccio okay, molto house. Mi ci vedo lì, raga, mi ci immagino. Poi vabbè, c'è anche un discorso che l'impianto, ora qui stiamo ascoltando la cassina del telefono, senti sì, sì. Ovvio, no, no, ma si sente, ma... la potenza si sente. Sì, no, era una bomba. Del pezzo. Bellissimo. Davvero una cosa assurda. Allora, che dici, Emma? Vuoi concludere qui oppure qualche domanda per il nostro ospite? Dimmi te. Ma io, proprio l'ultimissima, se c'è una voglia, se non è una domanda scontata, brutta, a cui rispondere. Ma non ci rispondere. Sono mai domande brutte. No, appunto, io sì, ascolto tanta musica, ma di DJ set purtroppo non so nulla. Sì. Sono straignorante. Quindi dovessi... consigliare magari una persona che deve iniziare da zero, in cosa consiste diventare DJ, come si diventa DJ, che attrezzatura devi usare, allora eccetera eccetera. Dai, ci sta, nel senso, di solito mi chiedono come sei partito, che come consigli. No, qui proprio, allora, come attrezzatura ti dico intanto, allora, vuoi diventare DJ, perché anche ora qui si apre un altro, si aprirebbe un altro dibattito molto lungo, perché TikTok è bellissimo, dà tanta visibilità, ma dà anche visibilità purtroppo a gente, non ti dico sbagliata, non c'è gente sbagliata, è più un discorso... Però dici non esperta, come sì, non magari... professionale, diciamo. No, cioè è come se da un giorno all'altro tu ti iniziassero a fare radio, no? E magari vedi uno che la fa di merda, ok? Si può dire è pieno di visualizzazioni. Tipo noi. Bravo. No, fate bene. Grazie. Cioè, nel senso, e di colpo, boom, questo qui, che magari fa anche schifo e la gente glielo scrive pure, però intanto, cavolo, Switch ha 100.000 visualizzazioni. E te sei lì, dici, io mi impegno, faccio di qua, di boom, zero. Quindi intanto ti dico, vuoi partire a fare il DJ? Studia a casa, impara bene prima quello che vuoi fare, poi esponiti, però dopo. Perché rischi già di bruciarti in partenza. Poi sono anche fighe quelle cose tipo che dicono giorno 1 sto imparando a fare il DJ. Credibile fino a un certo punto, però ci può anche stare, no? Quindi dice, vabbè, questo qui vuole vedere, si vuole far aiutare. Altri che partono, quel mashup bellissimo, questo fantastico, questo è una bomba. No. Cioè, magari poi gli scrivi anche, guarda, dovresti migliorare, magari qua si sente troppo poco questo, qui si sente troppo quest'altro, e lui... Eh sì, però faccio DJ da poco, allora non lo pubblicare, cioè nel senso, vabbè, la possibilità di rifarlo, non è una cosa in diretta, live. Comunque, attrezzatura per partire, non spendete troppi soldi, perché l'attrezzatura da DJ costa, spoiler, quindi controller, si chiamano praticamente controller, vanno con il computer, consiglio mio anche usato, spendete anche 200 euro massimo, proprio perché dovete capire se vi piace, perché c'ho anche amici che hanno iniziato, lo voglio fare anch'io, poi dopo un mese hanno smesso. E non iniziate a fare il DJ se vi piace il mondo fuori, cioè nel senso, per fare il DJ vi deve proprio piacere la musica, dovete essere innamorati della musica, non iniziate perché chi fa il DJ c'ha, come si dice in Toscana, c'ha le fie, ok? Nel senso, non dovete farlo per immagine, perché quella è una cosa che viene dopo, e poi fondamentalmente non te ne deve fregare niente, cioè per dire, anche tipo Eleonora, la mia ragazza, Mari, si preoccupa del fatto che le ragazze vengano lì, oh sì, ma... E sinceramente quando sono lì, cioè davanti alla console, giuro, magari pensi solo alla musica. L'ha detto. Ti giuro, non me ne frega un cazzo, ma niente, perché io sto facendo una cosa in cui mi piace e devo fare quello. Bravissimo, bravo. Io devo fare quello. Queste te le dedico a te. Grazie. Eleonora. E quindi non fatelo per quello, fatelo solo per la musica, se vi piace il mondo. E poi un'altra cosa vi dico, non mollate subito, cioè, perché adesso magari ho detto le cose brutte, però nel senso, se vi piace iniziate, non vi aspettate che dopo due giorni vi riesca a fare un mixaggio che hai sentito al DJ internazionale, non è riuscito a me, cioè ti devi mettere lì, se ti piace, però devi vedere i miglioramenti e piano piano migliori. Però non è che dopo un mese molli perché dici non mi riesce, no, è troppo difficile. Esatto. Male, sennò diventerebbero tutti David Guetta. Stessa cosa, sì, stessa cosa con imparare a suonare uno strumento. Bravissimo. Immagino. E suoni cosa? Io la chitarra.
Non è che la chitarra dopo un giorno sapevi fare Thunderstrike degli SDC, cioè, capito? No, il senso. Infatti. No, infatti, cioè, appunto, la parte iniziale è la più noiosa, superata quella inizia a divertire. Tutte le cose, tutte sempre, sempre sì, così. Infatti, sì. E cosa intendevi con non fatelo se vi piace il mondo fuori? Perché nel senso, perché è tutto l'immaginario del DJ, no? Che piace appunto quella cosa lì delle ragazze. Sì, l'immagine che c'ha la gente del DJ. Della fama magari, ma cioè, fama, ragazzi, nel senso, la fama viene se poi vabbè te la costruisce tutto, però non dovete iniziare per quello, non dovete iniziare perché voglio diventare famoso, perché voglio diventare, perché voglio tutto intorno, voglio non lavorare perché comunque, per esempio, prima ti dicevo, faccio social manager, cioè, da solo, nel senso, mi faccio da solo social media manager, DJ, devo montarmi video, capito? Cioè, nel senso, anche poi il DJ, quello che è il lavoro, devi produrre, devi prepararti le cose, devi studiare tanto, cioè non è che finisce alla volta che è stato lì un'ora sul palco, è tutto un nel senso, c'è tutto un lavoro dietro, quindi non iniziate perché vi piace l'immagine di vedere già 100.000 persone sotto il palco, le ragazze dietro che vi ballano, e 100.000 euro a serata quando suonate, non iniziate per quello, perché le prime serate poi che fai c'hai 20 persone, cioè a voglia, sì, che capito? Tra l'altro è giusto che devi iniziare in questo modo, sì, Gavetta se ne fa, ha fatto anche serate con 10 persone, però bravissimo, cioè, ti servono, bravo, eh? Bravissimo, veramente bravo, cioè secondo me quando fai una cosa per passione è la cosa più bella, certo. Ma non perché, cioè scusa se ti interrompo, no, ma non perché diciamo la passione, capi, ti porta a fare questo, ti porta a quella, no, il fatto è che si nota la differenza quando uno è impostato per fare una cosa casomai per profitto, per le figlie come dici tu e tutto, oppure invece per passione, cioè che stai nella tua zona di comfort, stai tranquillo e te ne fotti del resto, perché poi alla fine quello che dico io, tanto siamo persone, quindi diventi famoso non diventi famoso, sti cazzi, cioè resti sempre una persona. E poi scommetto che ci sono moltissimi artisti che sono diventati famosi che ogni tanto pensano chi me l'ha fatto fare, perché casomai se non fosse stato mai famoso, oppure non conoscevo tutta sta gente, stavo molto meglio rispetto a come sto adesso. Quindi sì, condivido in pieno, grazie. Va bene, nel senso, io ho fatto questo discorso qui, non sono nessuno, cioè nel senso, chiaro che questa cosa... No, ma si è capito benissimo cosa volevi esprimere. Cioè, nel senso, io non è che adesso vado a suonare i locali, faccio musica perché mi aspetto che ne so, fra un anno, magari, cioè, mi aspetto fra un anno di suonare davanti a 1 milione di persone al Tomorrowland. Non è nemmeno la mia testa, nel senso, ci devi lavorare, è normale che... Se hai un continuo miglioramento, se hai degli obiettivi, poi sta a te raggiungerli. Sì. Se lo auguro vivamente, ti giuro, speriamo. Te lo auguro veramente. Grazie. E poi sì, appunto, per chiudere, se volete chiudere, io guarda, starei qua ancora una settimana. No, quello che diceva anche Anto. Domanda e poi per me possiamo anche chiudere l'intervista, possiamo chiudere questa puntata. Sì, faccio quest'ultima osservazione e ti lascio la domanda e salutiamo tutti quanti. No, infatti, volevo dire... finendo quello che stava dicendo Anto, che io l'ho capito sfortunatamente dopo tanto, però appunto la più bella cosa è farlo per se stessi, è innanzitutto quello, è la cosa che ti appaga bene. Quando lo capisci è la cosa che ti appaga di più in assoluto. Vero. Poi appunto se c'è l'opportunità, ovviamente, comunque se si tratta di musica non te la puoi tenere solo per te stesso, devi farla sentire a qualcuno. Però appunto la cosa, la passione, appunto, come diceva Anto, vedi lì la differenza quando ci metti la passione, che lo fai prima per te stesso. Vero, esatto, sì. Allora, ti faccio l'ultima domanda, di cui sono un po' curioso di sapere che cosa ne pensi, e poi ti auguro di suonare a Tomorrowland, ti auguro tutto, di nuovo... Invitati, ovviamente, eh? Magari, magari... Madonna, ti immagini che è impossibile già avere biglietti per tu. Vado, magari, veramente, wow, pure Spring... Quando iniziamo a far uscire due tracce, a quel punto poi vediamo. Beh, mettiamo mondiali, proprio dietro CMP... CMP sul palco di Tomorrowland. Mamma, bellissimo. Comunque, la domanda è questa. Allora, io non è che capisco molto di come si va a creare una, cioè, diciamo, una strumentale, mixare, eccetera. Però, non so, forse potrei anche sbagliare. So che ci sta tipo in mezzo il kick, il bass. Ok, perfetto. Quello che voglio sapere io è, per facilitare a queste persone, come ha detto Emma prima,
di, cioè, quali sono le cose per una persona che le cose, diciamo, basilari che per una persona che vorrebbe iniziare ad affrontare questo mondo e tutto quanto, cioè, tipo a livello proprio di queste, come le chiami tu, kick, allora, basso, beh, kick 808, i tet, esatto, queste cose, esatto, qui, esatto, riguardano più magari il mondo della produzione, ok, quindi è più un mondo, sì, vabbè, ormai il DJ è DJ producer, ok, ok. Però, per la produzione, sì, ci sono tutte queste cose che comunque consiglio sulle produzioni. Ti dico, anche io c'ho tantissimo da imparare, perché lì veramente è un mondo infinito, ma come anche il mondo comunque del DJ che suona live, dovete spippolare come alla Toscana, detto, cioè, nel senso, dovete smanettare tantissimo, guardare tantissime cose, essere molto curiosi, ok? E quello lì capisci. Poi vabbè, devi anche studiare un minimo di teoria musicale, va studiata. Ma sicuramente per gli arrangiamenti, come funziona l'arrangiamento, gli accordi, scale maggiori, minori, cioè, se vuoi costruire un qualcosa, le battute, capire effettivamente un genere che vuoi fare, una house magari c'ha 32 battute, non puoi mettere battute a 8, capito? Nel senso, sono tante cose che comunque un minimo deve studiare. Invece, per quanto riguarda il DJ live, consiglio mio, siccome poi mettiamoci già in un immaginario futuro in cui voi siete a suonare in un locale e quindi avete fatto tutto il vostro, la vostra console, avete studiato con quella, va andata bene, prima serata, boom, vi chiamano in un altro locale, perfetto, bomba, arrivate in questo locale, l'attrezzatura è diversa dalla vostra, vi trovate lì davanti e dite, e mo che faccio? Come è capitato a me la prima serata, fortunatamente ho imparato con, diciamo, proprio le attrezzature proprio base, quelle in cui non c'era niente, cioè dovevo ancora, c'erano i CD masterizzati da mettere dentro, si chiamano i CDJ 100S, quindi il mio consiglio è imparate a fare le cose più semplici possibili che sapete che ritroverete davanti a qualunque attrezzatura, cioè vi metteranno, nel senso, se dovete imparare a mixare in un certo modo, fatelo e non innamoratevi dello schermo, perché i controller che vanno col computer sono super facilitati, quindi hanno sempre scritte BPM, hanno le onde della canzone, ok? Le onde audio, non so come volete chiamarle, e quindi è tutto più facilitato. Se vi innamorate dello schermo, vi mettono davanti una cosa senza lo schermo, siete finiti, perché tutto è comunque il DJ è un lavoro di orecchio, perciò fate le cose semplici, basilari per iniziare, imparate a fare quelle, non cercate subito, come si diceva prima, di fare il mixaggio del DJ da... che ne so, che sono al Tomorrowland, un David Guetta, un James Hype, un Martin Garrix, insomma, che qualunque persona sia, ma fate le cose semplici. Bella, semplici. Certo. Anche con le produzioni, poi si inizia piano piano, inizia a fare le cose più complicate. No, ma voglio, infatti un sacco di volte ho visto tantissima gente che tipo casomai faceva il DJ, trova davanti ad una strumentazione che non era la sua e quindi andava un po' nel panico e poi ci doveva stare tanto, tanto tempo. Con l'esperienza, sì. Eh. Però bella, bravo, veramente bravo. Allora, ovviamente devo questi, per forza. Io da casa, analogico. Analogico, bello. Grandissimo. Allora, ma vabbè, chiudiamo. Ti ringrazio che mi hai fatto compagnia nonostante sei da casa. Grazie a tutti per averci seguito. Seguite su Instagram EdorDJ, che bella. Sono lieto che ci è venuto a trovare. Ti voglio stringere la mano, grazie compa. Andatelo a sentire dal vivo. Esatto. Sì, venite. Tanto comunque sul profilo Instagram, ma posso fare uno spoiler? Beh, nel senso, sì, dai, faccio. Ma sì, dai, con noi si confidano tutti. Dai. Va sì, bene, qualcosa in segreto ce lo dicono. Allora, praticamente adesso, molto nel mio piccolo, come già l'anno scorso feci un tour che si chiamava Dove Capita Tour. Cioè, perché siccome il locale dove dovevo fare il resident ha chiuso, che era il Negrita, non ha avuto i permessi per aprire durante l'estate, quindi mi sono ritrovato senza serate. E allora ho detto, la gente mi fa, te dove suoni quest'anno? Io, dove capita? Cioè, no, bellissimo. Mi chiama, vado. Quindi dove capita tour è iniziato. Bella. E quindi ho detto, ma... Quest'anno fai dove capita tour parte 2? Invece no, l'ho fatto, siccome quest'anno non capita più. Allora, la mia idea all'inizio era farlo dove non capita, però ho detto no, insomma, quest'anno faccio una cosa un po' diversa, molto italiana invece. E col mio grafico abbiamo deciso di chiamarlo Rosmarino Tour. E praticamente tutto un immaginario che okay, non c'entra nulla, però semplicemente quello di prima era per introdurre il fatto che anche quest'anno farò una specie di tour, quindi poi quando usciranno le date estive
mi fa piacere se venite a sentirmi. E, a voi, a voglia, se sei qua vicino oppure se capita dalle mezz'ore in Campania, dimmelo. Guarda, che forse quest'estate ci sta che una data riesco a farla giù. Spero che ci sono, che ti anche ad ascoltare. Tanto là è pure più fattibile perché ho la macchina, sto più tranquillo. Bene. Ti inseguo ovunque, sai. Bene. Rosmarino Tour, così Rosmarino. Oppure tutto trattato? Rosmarino, proprio come la pianta. Infatti l'idea sarebbe quella di fare un video che devo andare a girare a breve, fatto comunque dal telefono, in cui praticamente in mezzo alle colline toscane, all'Aiatico, dove c'è il Teatro del Silenzio, no? di Bocelli, praticamente mi porteranno questo gin tonic con rosmarino dentro. Io tolgo il rosmarino, lo lascio lì sul tavolo, inquadratura sul rosmarino, parte Rosmarino Tour. Cioè, no, figata. Cioè, abbiamo l'esclusiva, ci ha spoilerato il tour. Sì, no, bellissimo. Grandissimo. Ma poi avuto tutto il mio grafico, e lo ringrazio. Ciao Jacopo, anche te, grazie. Bella, mille, Jacopo. Perché poi è tutto lo staff, quindi staff Led Velvet, Jacopo che fa il grafico, Elena che sta dietro i social, Alessandra che fa le foto, Benedetta che sta alle liste, Giulia che mi gestisce le risposte social, Eleonora che mi sta... La mia ragazza che mi sta dietro dalla mattina alla sera, se non ci fosse lei, buonanotte, perché non riuscirei a fare la metà delle cose che faccio. E quindi vabbè, ringraziamento generale. E anche a 310, che sarà tipo sponsor ufficiale. Questo qua, esatto. Infatti l'avevo notata prima. Lo conosci il brand? La verità no, però ho pensato, cioè, non sapevo fosse un brand, pensavo che era proprio una cosa della No, guarda, no, guarda, aspetta, ti faccio vedere. Bellissimo, molto all'americana, tra l'altro. Sì, mi piace. Lui, praticamente lui è Roberto, questo ragazzo di Milano che gestisce questo brand. Abbiamo fatto la serata infatti a Milano, l'ho fatta con lui, e vabbè, anche lui super amico. Abbiamo deciso di creare questa collaborazione, quindi anche col brand, anche il cappellino, non so se... Ah, bella, quindi no, cioè, e quindi anche lui dal suo contributo, diciamo, vestendomi. Ok, figata, bella, no, è bello, bella. No, mi piace, pure come l'hai abbinata, sì, ci sta, bella. Rosmarino Tour, insomma, quindi sarà il spoiler tour Rosmarino. Ottimo. Va bene. Vai. Allora, Ema, ti ringrazio di nuovo. Edo, grazie a voi. È stato nostro ospite, bellissima puntata. A voi. Ti auguro il meglio per la tua carriera. Se un giorno vorrai passare di nuovo a trovarci, ci farà piacere. Volentieri. E poi, soprattutto, buona fortuna per il tuo tour. Noi ci salutiamo. Potrebbe tornare a fine Rosmarino Tour. Bello, pure, ci siamo reso conto. Sì, pure. Sì, potrebbe essere un'ottima idea. Bella, Ema. E ragazzi, allora, noi ci salutiamo. Vi ricordiamo, noi andiamo in onda ogni 2 settimane di mercoledì. Infatti la prossima data sarà il 10 maggio. E se vi fa piacere, venite, streamate e divertitevi. Allora, io vi dico anche una cosa, visto che non conoscevo comunque il programma fino a prima di... Io vi seguirò poi adesso dalle prossime puntate. Il mercoledì comunque il pomeriggio, abbiamo quindi trovato... avete un nuovo fan. Abbiamo grazie trovato un nuovo mille, ascoltatore. Grazie mille. Grazie. Bella ragazzi, ci vediamo fra 2 settimane. Bella lì, ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.